Qui, tra queste antiche mura, ancora aleggiano gli spiriti delle divinità pagane che da quassù hanno seguito, curiose e vigili, tutte le vicende umane che nel corso di questi ultimi millenni hanno illustrato questo estremo lembo occidentale della terra di Sicilia. Il castello di Venere e Ricina, attraversato da lembi di nuvole luminose che avvolgendolo lo sospendono nel tempo, sembra guardare stupito la piana di Trapani, dove oggi avrà inizio, proprio ai piedi di questa superba altura, un'avventura moderna che ha per protagonisti il cielo ed un piccolo gruppo di uomini che nel cielo fanno navigare enormi bolle di gas più leggero dell'aria. Appesi ad esse corrono gli strumenti più avanzati che la caparbia inventiva degli scienziati riesce a concepire. Scrutano le profondità dei cieli, portano delicati e fondamentali esperimenti di biologia spaziale, studiano i segreti dell'alta atmosfera. Si scende rapidamente con l'occhio della telecamera verso il fragile padiglione di tela che accoglie gli strumenti scientifici durante le fasi che precedono il lancio. Da qui infatti vengono lanciati i grandi palloni sonda che salgono nella stratosfera a 40-50 km di quota con il loro prezioso carico. Il momento del distacco è delicato. Il pallone viene trattenuto in parte dal lungo vincolo che lo lega al suo carico. La macchina di lancio trattiene il carico fino al momento in cui un perfetto allineamento verticale consenta un decollo dolce senza scosse. Il perimetro della base comprende la torre di controllo, le stazioni di telemetria e registrazioni dati, il servizio di meteorologia, le sale di montaggio e controllo degli esperimenti e, al di là dell'autostrada Palermo-Trapani, la pista di lancio. Gli apparati telemetrici consentono di ricevere i dati trasmessi dall'esperimento in volo, di decodificarli e di prepararli per la successiva analisi scientifica. In ogni momento vengono anche registrati quota, temperatura e i dati di puntamento dei telescopi. Da qui si inviano i telecomandi che dirigono i telescopi in volo sugli obiettivi prescelti. La sala meteo, attrezzata con i più moderni strumenti meteorologici, nei giorni che precedono il lancio diventa il cuore della base. La carta del tempo, che dà le condizioni locali e lungo la rotta, viene attentamente studiata per determinare i momenti favorevoli al lancio. La sala delle telescriventi permette collegamenti tempestivi e sicuri con le basi ausiliarie.
La base di lancio di Trapani Milo, organizzata e gestita dal Piano Spaziale Nazionale con la collaborazione di un consorzio di istituti scientifici del CNR. Questa base, per la sua felice posizione, consente di effettuare voli transmediterranei con recupero del carico utile in terra spagnola. Si realizzano così voli della durata di 24 ore e più. Il pallone è tenuto sotto il controllo costante degli apparati telemetrici della base stessa e delle stazioni di Palma di Maiorca nelle Baleari e di Arenosillo sulla costa atlantica della penisola iberica. Le operazioni di lancio vengono effettuate da personale del CNES, l'ente francese di studi spaziali, di concerto con il personale tecnico del CNR che opera alla base. Oggi seguiremo le fasi preparatorie ed il lancio di due esperimenti per astronomia in raggi X. Qui assistiamo alla pesatura del carico, un'operazione fondamentale che permette di determinare la quantità di gas necessaria per portare il pallone alla quota di galleggiamento fissata. Gli ultimi controlli prima del lancio vengono eseguiti meticolosamente. La zavorra viene agganciata sotto la navicella. Verrà via via sganciata sul mare per mantenere la quota stabilita. In particolare vengono controllati gli apparati telemetrici di bordo che dovranno assicurare la trasmissione a terra dei dati. Siamo ormai sulla pista di lancio.
Si distende l'involucro del pallone con grande attenzione, una pellicola estremamente sottile dello spessore di 20 millesimi di millimetro. All'estremità inferiore dell'involucro è collegato il paracadute che al termine del volo riporterà la navicella a terra ed, infine, la navicella stessa. Le complesse operazioni di lancio richiedono grande attenzione e grande esperienza. Dalla loro corretta esecuzione dipende il successo dell'intero progetto che ha richiesto anni di lavoro ed importanti investimenti. L'esperimento denominato Figaro ha il compito di studiare l'emissione in raggi X da parte di pulsars. È frutto di una collaborazione italo-francese che comprende l'Istituto di Fisica Cosmica del CNR di Palermo, l'Università di Palermo, l'Università di Roma e l'Istituto di Astrofisica Spaziale del CNR di Frascati. Si sta procedendo alle operazioni di gonfiaggio e attraverso lunghe manichette il gas fluisce rapidamente e gonfia l'involucro. Il pallone gonfio di idrogeno si espanderà via via fino a raggiungere un volume di 1 milione di metri cubi. Le operazioni di preparazione sono terminate. Siamo ormai a pochi attimi dal lancio. Thank you.
L'esperimento, denominato X-Pallas, consiste di un complesso telescopio sensibile alla radiazione di alta energia, da 20 a 300 kiloelettronvolt, che viene portato ai confini dell'atmosfera per permettergli di studiare l'emissione in raggi X di oggetti celesti di particolare importanza nell'ambito dell'astrofisica moderna. Sono nuclei attivi di galassie esterne e sistemi binari appartenenti alla nostra galassia, in cui, su scala diversa, si sprigionano enormi quantità di energia. Si indaga sulla possibile presenza di buchi neri con masse da 10 a 1 miliardo di volte quella del nostro Sole. Frutto della collaborazione tra l'Istituto di Fisica Cosmica del CNR di Milano, l'Istituto di Astrofisica Spaziale del CNR di Frascati e l'Università di Southampton, questo strumento viene ora approntato per il lancio. Anche queste operazioni di preparazione sono terminate e siamo ormai a pochi attimi dal lancio. La macchina di lancio insegue i movimenti del pallone trattenendo la navicella. Ecco. È il momento del decollo. Light.
Questo filmato è stato girato durante le operazioni di lancio di un pallone stratosferico di 800.000 metri cubi, effettuate per la prima volta da un'equipe tutta italiana. Si trattava di un volo tecnologico il cui scopo doveva essere di testare sistemi di telemisura e telecomando costruiti da personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e di verificare la capacità del personale dell'equipe di lancio durante tutte le operazioni. Il pallone utilizzato era un pallone inaffidabile, di una serie difettosa, destinato alla distruzione a terra. Lo stesso, infatti, durante la fase di involo a circa 3-5 secondi dal raggiungimento della verticale con la gru, si è lacerato. Siamo all'inizio delle operazioni che porteranno al lancio dell'esperimento tecnologico. La gru ora inquadrata è adibita alla funzione di prima macchina di lancio per la fase di sgancio dell'esperimento. Questo è l'esperimento tecnologico italiano. Stiamo assistendo all'aggancio dell'esperimento alla gru. I tecnici eseguono gli ultimi controlli della telemetria.
Osserviamo in primo piano il dispositivo di separazione dell'esperimento dalla catena di volo. La prima macchina di lancio solleva da terra l'esperimento per effettuarne il trasporto sulla pista di lancio. Ora la cassa del pallone viene trasportata sulla pista ed anche i mezzi tecnici vi si avviano. Per ultima si avvia verso la pista la gru con l'esperimento. La prima macchina di lancio è arrivata sulla pista. La notte è trascorsa nella fase preparatoria. È l'alba e si avvicina l'ora del lancio. I tecnici procedono all'aggancio del paracadute all'esperimento. Ora il personale si sposta verso la seconda macchina di lancio, intorno alla quale si svolgeranno le prossime operazioni. Vediamo inquadrati i manometri che permettono di controllare l'afflusso dell'idrogeno nei tubi di inflazione. Ed ecco i tecnici iniziare i controlli della temperatura e della pressione dell'idrogeno. Questi controlli, che richiedono la massima attenzione, vengono ora ultimati. I tecnici preparano il primo strangolatore che servirà al riempimento graduale del pallone.
Vediamo ora la prima macchina di lancio posizionata sulla pista in modo corretto, pronta a svolgere la sua funzione. È il momento dell'apertura della cassa del pallone. La squadra procede ora alla misurazione della distanza tra la seconda macchina di lancio e il punto esatto in cui si dovrà trovare la testa del pallone al momento del gonfiaggio. I tecnici iniziano il posizionamento del pallone nella seconda macchina di lancio. Il pallone è finalmente issato sulla seconda macchina di lancio. Ora si provvede a fissare la sicura del sistema di sgancio. Il pallone viene esteso sulla pista di lancio con estrema cautela per evitare danni. Viene agganciato il paracadute al pallone.
Si procede ora alla messa in tensione della catena di lancio. I tecnici eseguono il controllo delle valvole di immissione dell'idrogeno. Vengono posizionate le lance di gonfiaggio. Vediamo la sistemazione del primo strangolatore sul pallone. Si esegue il controllo della valvola di scarico del pallone. Assistiamo ora al posizionamento sul pallone dello strangolatore piccolo usato per graduare il gonfiaggio. Ed ecco, inizia la delicata operazione di gonfiaggio. Vediamo il piccolo strangolatore staccarsi dal pallone e cadere al suolo.
il gonfiaggio è finito e vengono chiuse le manichette legandole. I tecnici hanno appena staccato i cavi di sicurezza che collegano il pallone al paracadute durante la fase di gonfiaggio. Ormai mancano pochi istanti al lancio. Ecco, il pallone si è staccato dalla seconda macchina di lancio e si alza verso il cielo. Intanto i tecnici si stanno preparando per lo sgancio dell'esperimento, sgancio che avverrà solo quando il pallone si troverà sulla verticale della gru. Purtroppo, come già accennato all'inizio del documentario, si trattava di un pallone di serie difettosa che si è subito lacerato. Infatti lo vediamo mentre si affloscia al suolo. Ora i tecnici procedono alla distruzione totale del pallone per liberare l'idrogeno che vi era rimasto imprigionato. Le condizioni atmosferiche erano ideali per il lancio. Lo possiamo tuttora verificare dalla assoluta immobilità del palloncino rosso, indicante totale assenza di vento. Come abbiamo potuto vedere dalle riprese di questa importante esperienza, nonostante il pallone difettoso non abbia potuto alzarsi in volo con l'esperimento, il team italiano ha dato prova di saper effettuare con abilità e precisione le varie fasi di lancio.